spring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, blessed jolly deck halls with boughs of holly. Da Piazza Guido Monaco, nuova puntata di SOS Arezzo TV. E siamo proprio qui nella piazza centrale degli Aretini, dove domenica è successo un fatto gravissimo. C'è stato un tentativo di sequestro di una bambina di 4 anni. Un extracomunitario ubriaco se l'è presa in braccio e solo l'intervento fulmineo del babbo ha evitato il peggio. Allora, lei che è aretino, pensava che si arrivasse anche a una cosa del genere? No, assolutamente, non credo che si possa mai pensare una cosa del genere. Una bambina o un bambino che sia, sono sacri, quindi è stato arrestato già fuori. Certo, giustamente, perché i delinquenti devono stare fuori e quelli porini che non hanno fatto niente, che hanno rubato una mela, devono stare dentro. Interrompiamo un attimo, intanto, prego. Anche se l'argomento è molto più leggero, però riprendi la posizione di quella macchina, guarda come si è fermato quel signore. Beh, anche questo sono... Poi segnali, contribuisce. Segnali, tutti segnali questi. Ma ritorniamo a questo brutto episodio, bruttissimo. Purtroppo ormai entrano nelle ville, picchiano i proprietari, dopo 2 ore fuori. Che vogliamo? È questo che dà la nostra società in questo momento. Noi vorremmo che l'amministrazione comunale ci pensasse seriamente, perché evidentemente non basta mettere dei giochini, dei banchi che vendono regali di Natale affinché la situazione rimanga tranquilla, e pensare che questi genitori non l'hanno persa di vista un attimo, ma è bastato un secondo e la bambina è sparita. Cioè, veramente, allora, bisogna dire, cari amministratori, che allora di smettere di buttare soldi con la Casa delle Culture, con l'integrazione, con tutte queste bischerate, perché l'integrazione la devono fare gli stranieri, non noi aretini. Noi siamo nel nostro paese, allora le leggi ci sono e vanno rispettate. Questo buonismo porta soltanto ad avere delle conseguenze gravi come quelle di ieri. È inammissibile che in una città come la nostra possano succedere in pieno centro delle situazioni del genere. Allora, gli extracomunitari, gli stranieri sono ospiti nel nostro paese, si devono adeguare alle leggi e soprattutto ci vuole, caro signor sindaco, ci vuole molta più sorveglianza. Signora assessore Stefania Magi, invece di pensare più agli stranieri, pensi ai suoi concittadini e risparmi i soldi che noi paghiamo con le tasse per le iniziative della Casa della Cultura, che alla fine interessano anche a pochi. Sì, certo, certamente. Poi è l'ora di finire di pensare. Bisogna agire. Più controlli, più polizia, controlli, carabinieri, vigili urbani, le leggi ci sono. In questa piazza carabiniere, una volta, smonta il carabiniere e il poliziotto. E gli stranieri devono rispettare le nostre regole. Certo, questo sicuramente. Cioè, questo buonismo non va più bene, caro signor sindaco. Non porta a nulla, porta a queste situazioni che sono... Poteva essere veramente drammatica la storia. Pensare a questa bambina presa in braccio, 4 anni, che il trauma che ha ricevuto. Certo, e i genitori. Lo spavento dei genitori, che penso siano persone che tranquillamente pagano le loro tasse, fanno tutte le loro cose e non sono cautelati. Per nulla. Per nulla. Purtroppo è successo anche questo, signor sindaco, quindi noi lo sappiamo che lei ormai alla fine del suo mandato, fra 2 anni, non ci sarà più, però si dia da fare, perché lei è il sindaco in questa città. Cerchi un attimino di imporsi nei problemi seri, di trovare delle soluzioni, anche se per Piazza Guido Monaco non è facile, però noi vogliamo sperare che lei veramente ci rappresenti nel migliore dei modi. In Francia tengono le sagome dei vigili, anche qui si può tenere una sagoma ad un carabiniere. Bene, noi vi salutiamo, è già qualcosa. E vediamo un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV per la vigilia di Natale. E vi faremo anche gli auguri. Grazie per averci seguito e ricordate sempre di inviarci le vostre segnalazioni attraverso la nostra pagina Facebook. Ciao a tutti!